Ragazzi, oggi voglio raccontarvi della mia partita tipo su Warzone, ovvero quanto la piglio in culo e come. Voglio dirvi che ho uscito un video molto speciale, un video in cui ho dedicato 2 mesi ed è un episodio di una serie film che ho fatto su Skyrim. Anche se non mi piace Skyrim, sono sicuro che possiate comunque apprezzarla. Ci ho messo un sacco di tempo e di impegno e sono sicuro che vi piacerà. Mi farebbe tanto piacere se ci daste un'occhiata. Ma detto ciò, non perdiamo tempo e partiamo con il video. Su Warzone ci sono 2 tipi di partite. La partita, quella normale, quella giochi, la partita. Ma poi c'è quella partita. Come fai a sapere se sta per partire quella partita? Guardando la zona sicura. Se la zona sicura ti sta in culo e ti fa salire il cibo di ieri sera, allora sai che sta per partire esattamente quella partita. Allora ho pensato, beh, andiamo lontano, veramente in un punto irraggiungibile, dove perderò tutto il tempo per raggiungere la safe zone, ma almeno sono da solo. Bene, andiamo a militare base e scendiamo tutto tranquillo, senza alcun problema. Aspetta, sono degli spari. Mi giro e vedo loro. Ho provato a spiegare ai gentili signori che io non sono una puttana e che Military Base non è un bordello, ma purtroppo non mi hanno ascoltato e quindi, come al solito, decido di andare nell'edificio che è lì a destra. Sì, andiamo lì. Però eccolo un altro! Povero sfigato, scendiamo da sto aereo qui orribile in cui non c'è niente. Trovo la prima corazza e ok, ci sta, dai. Però eccone un altro coglione che vuole pure toglierci quel poco che abbiamo. Prendo quello che c'è, ma quello è un RPG o sbaglio? Lo vedo che va lì tranquillo, che corre. Muori, stronzo, vai. Usiamo quell'RPG. Boom! Esplode, morto malissimo. Corrono le punti che è morto, gli rubo tutta la roba, gli do un bacino sulla guancia, gli metto il culo in faccia. Godo in modo assurdo e poi dopo me ne vado via in modo molto felice e contento. Vedo che c'è un bel veicolo molto interessante. Il corradosso, ci salgo sopra e faccio le mie bellissime acrobazie, di cui nessuno sentiva la mancanza, ma di cui tutti avevano bisogno. Scendo, salgo dentro all'edificio, esploro un po' e trovo una corazza, bene. Passo in più, vado nel tetto. L'avete sentito, vero? Di nuovo la fuga, si scappa di sotto, si va giù, trovo un SUV, ci salgo sopra e scappo via, corro, corro, corro. Arrivo in un bel punto dove non c'è nessuno. Bene, finalmente una bella zona di loot. Secondo voi che cosa ho trovato nella cassa? Niente, perché non c'era nessuna cassa, non c'era nulla. Salgo sul SUV e scappo via. Scappo via facendo vedere a tutti quanto io non abbia la patente e facendo vedere le mie buonissime abilità di guida. Veramente una roba incredibile, veramente potentissimo, cavolo. Datemi la patente ora. Con le mie buonissime abilità di guida arrivo in poco tempo alla città di neuroni in più. Attivo il mio istinto da detective e vedo una porta aperta. Aspetta, qua qualcuno si è lasciato indietro qualcosa, qua qualcuno è passato di qui. Quindi di soppiatto entro dentro, vedo che c'è la cassa, ma aspetta, c'è un'altra porta aperta. Cioè, è passato di qua, ma non ha visto la cassa. Ok, è uno di quei giocatori sordo ciechi di cui puoi anche non fregarti, perché veramente sono scarsissimi. La seconda corazza. Posso da edificio, da casa da casa, in mezzo alla strada, correndo, correndo per quanto le mie gambe possano tenere, senza che la gente mi veda di soppiatto. Corro, terza corazza. Attenzione, ora posso morire di una morte lenta e dolorosa. Corro dentro un altro edificio, apro una casa, trovo un drone. Ecco, lo sapevo. Ma come ha fatto un sordo cieco a seguirmi? Chi se ne frega, andiamo avanti. Non si può stare un minuto senza che ci sia uno che rompi i coglioni. Corri, corri, corri senza che la gente ti veda. Sentendomi poco al sicuro, uso il mio drone. All'inizio sembra non vedere nessuno, sembra che non ci sia nessuno intorno a me, per fortuna. Ovviamente, c'è quello lì che c'è ancora lì tranquillo, che si fa i cazzi suoi. Però aspetta, c'è un altro di equipaggiamento, corri! Aspetta, però io so, in quel tipo di partite, quando tu vai da un lancio di equipaggiamento, c'è sempre un povero stronzo che sta camperato in un punto, che appena ci vai ti prende e tu muori. Essendo che comunque è questo tipo di partite, le cose non vanno mai nel punto giusto, andare a prendere il lancio di equipaggiamento non è che sia esattamente la cosa migliore da fare. Ed è proprio per questo che l'ho fatta. Fai il lancio di equipaggiamento, scappa da questo tizio. È
Per questa, forse, questa ve la devo spiegare. Praticamente mi sono messo sovraccarico come abilità gialla, no? Nella classe, e che probabilmente ti permette di switchare le armi molto più rapidamente. Essendo che passando dalla K alla pistola già ci mette pochissimo un lampo, stato lì a vedere quanto andava ancora veloce, ed andava così veloce che mi sono incantato, stato lì a provare lo switch delle armi. Ma, a mia discolpa, posso dire che sono stato lì solo 5 minuti. Inizia quindi la corsa, in cerca di un rifugio sicuro. Per fortuna, nella città dei neuroni in più, gli edifici sicuri non mancano. Per sicurezza guardo con il mio bellissimo sensore di battito cardiaco se c'è qualcuno, ma non trovo nessuno. Quindi vado nell'ascensore, salgo, scendo e ovviamente riguardo perché non mi fido. Voglio essere sicuro che non ci sia nessuno. Quindi salgo di nuovo, vado nel tetto e ci riguardo perché io non voglio che poi arrivi qualcuno all'ultimo momento. E quindi ogni 2 secondi guardo che non ci sia nessuno. E quindi dopo che mi sono aspettato 50.000 volte che non ci fosse nessuno, inizio a guardare un po' intorno e provare a cecchinare. Ma perché? Guardo nel sensore di battito cardiaco. Ah, qui non lo rivela. Che stronzo senza cuore. Tiro una moto nella porta, ma ovviamente lui scappa. Mi spara addosso e rimango con una quantità di vita veramente orribile. Mi volevi fregare. Volevi fregare me. Ci sei quasi riuscito. Gli prendo tutta la roba. Mi curo mettendomi tutte le armature. Sue. Sono le tue, te le ho rubate. T'ho ucciso. Però c'è loro che c'è. Perché a me non funziona, a lui sì? Però non mi rammarico, cerco uno shop e decido di andarci. E sento che il gas sta arrivando, tendo di arrivarci con la strada più lunga, in modo da non aver nessuno da dietro. E vedo che però lo shop è aperto. Potrebbe esserci qualcuno che vuole camperare, in modo che quando io arrivi lì per comprare il kit autoanimazione, poi posso uccidermi. Essendo che comunque è quel tipo di partita e che solitamente queste cose non vanno mai a buon fine, andare dallo shop non è una cosa molto ragionevole. Ed è esattamente per questo che ci sono andato. E per fortuna qualcuno mi vuole bene, quindi prendo il kit autoanimazione. Avendo il gas alle calcagna, prendo il primo veicolo che trovo, salgo sopra e inizio a scappare il più lontano possibile. Però ovviamente qualcuno mi spara, scappo, scendo e vado nel rifugio più vicino possibile, in questa casetta. Ma ovviamente non si può stare un minuto senza che sia qualcuno che rompi i coglioni. Quindi scappo, mi curo e mi vado dietro una porta ad aspettare che lui arrivi. E lo vedo attraverso il battito cardiaco. Che povero coglione. Pensi davvero che io sia lì in quella casetta? Pensi che con una misera granata tu mi uccida? Io sono dietro la parete che ti aspetto. Però ovviamente scappa perché è un senza palle. Quindi decido di utilizzare il lancio di bombardamento come scudo, come difesa per impaurire gli avversari e scappare verso un edificio più sicuro. Grazie con veicolo, perché comunque devo scappare perché c'è la zona sicura che sta arrivando. Però aspetta, sto per venire inghiottito dalla zona sicura. Se scappo senza veicolo c'è il rischio che mi prendano. Però è la cosa più ragionevole, perché se io vado dal veicolo e il gas arriva prima di me, sono fottuto, muoio male. Ma è proprio per questo che ovviamente ho scelto di provare a prendere il veicolo. Dai, per favore, no, non arrivare gas. E riesco a prenderlo. Scappa stronzo, scappa, se l'abbiamo fatta. Ovviamente sei un povero stronzo con il sub. Mi insegue, vogliono tutti me, vogliono tutti il mio culo. Scappo lontano, ma continui a seguirmi. Scendo, entro, cerco di entrare dentro, ma la porta è chiusa. Sappiamo come andrà a finire. Io ora mi giro e quello stronzo mi investe. E i restanti minuti di questo video sono delle schermate nere per darvi l'illusione che in realtà sopravviva. Ma per fortuna lui scappa. E quindi scappo, ovviamente senza veicolo, perché sennò mi trovano. Uso ovviamente il sensore di battito cardiaco per vedere se c'è qualcuno. Trovo un povero coglione che è da qualche parte, ma non so esattamente dove. Quindi mi avvicino di soppiatto, vedo una porta e uso il sensore di battito cardiaco. Vendita. Apro la porta e lo sfondo, lo distruggo e gli rubo tutto quello che ha. Segno nella mappa il punto più vicino e sicuro in cui trasferirmi e dopodiché compro l'UAV. Riprendo la corsa verso la safe zone. Ma aspetta, se lo sto, uccidilo! Ovviamente non si può stare un minuto senza che qualcuno provi a ucciderti. Quindi corro, attivo l'UAV per vedere dove sono i nemici. E di soppiatto vado avanti, salgo sul bidone, mi accovaccio e poi dopo vado avanti, riguardo l'OD,
vado avanti cercando di fare in modo che nessuno mi uccida. Dai, che siamo rimasti solo in 10. E decido di spendere altro denaro per prendere l'UAV perché era appena finito. Voglio essere sicuro che non sia nessuno vicino, ma ovviamente sono circondato da tutti. E quindi continuo ad essere accovacciato perché loro non mi vedono, ma io li vedo. Quindi vado stealth. Ma mi piove uno stronzo davanti. E quindi cosa fai se ti piove uno stronzo davanti? Vai a pulirti la faccia. Beh, in questo caso niente, ho provato a sparargli, ma uno stronzo, perché ce n'era un altro, mi ha rubato la kill. E non solo mi ha rubato la kill, sa anche dove sono. Corri, vai al riparo, prenditi quel fottuto lanciagranate che hai sotto la capa, che non usi mai, e prova a colpirlo. Ovviamente colpo mancato, faccio veramente schifo con lanciagranate. Riprovo vicino ma non lo uccido. Proviamo con la moto stavolta. Dai, che siamo rimasti solo in 10. Dai. Cosa? Dai, devi rianimarti, forza! Devi salire, devi rialzarti! Ti rialzerai, ti curerai, ucciderai quel povero stronzo che ha provato ad ammazzarti e farai la tua prima vittoria reale! Forza! Non arrenderti! Ce la puoi fare! Ottimo lavoro! Però mi ero dimenticato in tutto ciò che è quel tipo di partita. Loro volevano che la mia sconfitta fosse più amara, il più amara possibile, quindi preferiscono uccidermi alla fine. Perché quelle partite sono le partite che hanno l'inizio di merda, lo svolgimento di merda e la fine di merda. Quindi ragazzi, vi consiglio, quando giocate a Warzone, di tenervi una pallina antistress come questa, perché in queste situazioni potrebbe essere la cosa più utile e ragionevole da fare.